Si parte subito a pallettoni. Perché è delle ultime ore la notizia della quasi ufficialità di Casemiro al Manchester United. 22 milioni l'anno. Non so se mi sono spiegato. 22 milioni l'anno. Non 10, non 15, non 18, 22 milioni l'anno per andare a giocare nella squadra peggiore di Manchester. Ti dovresti vergognare, Casemiro. Tu passi da vincere una Champions League da titolare protagonista ad andare a giocare in una squadra in totale fallimento. Per cosa? Per la pecunia. La squadra che ti ha cresciuto, la squadra che ti ha reso grande. Per cosa? Per la pecunia. Ti dovresti vergognare, Casemiro. Ti dovresti vergognare. Sei la vergogna del calcio europeo. E guarda caso, ma di che nazionalità sarà Casemiro? Di che nazionalità sarà Casemiro? Sarà argentino? Na. Sarà italiano? Na. Sarà spagnolo? Ma certo che no! Di dove può essere Casemiro? Ma ovvio, ragazzi! E di dove può essere Brasile? Di dove può essere Casemiro? Solo della società, della nazione di questo fallito qui poteva essere. Guarda. Compagni, guardali, sono uguali. Casemiro e Diobello, la stessa cosa sono. Guarda che imbarazzo. Ma non ti vergogni di quello che sta facendo il tuo connazionale? Non ti vergogni di quello che tu sta facendo? A noi ci piacciono i soldi. A noi ci piacciono i soldi. Ma Casemiro, sono Diobello. Sì. Casemiro, i soldi non fanno la felicità. Però oggi mi hai fatto molto ma molto male al cuore. Lo vuoi fuori dal mondiale? Perché io da brasiliano non ti permettere, perché lui è brasiliano, brasilianissimo. Figlio mio, tu hai la moglie ubriaca, no, la botte piena. Lisandro Martinez è al posto di Varane e Varane al posto di Maguire. Lisandro Martinez non è adatto a fare la difesa. Ma fidati. Ma prendi 4 gol. Appunto. Ma non può fare il difensore. Ha giocato di merda Martinez. Ma non solo lui, ha giocato solo di merda tutta la squadra. Fidatevi di me. Varane e Maguire devono essere i titolari del Manchester United. Perché? Tu hai dato la colpa a Lisandro Martinez del 4-0. Tu adesso devi chiedere scusa a Brand Diaz, perché il Milan ha vinto grazie a Brand Diaz. Il Milan ha giocato grazie a Brand Diaz. Il Milan ha vinto. Ma cos'è questo volo bindarico? Ma come ci sei arrivato a Brand Diaz? Scusami. Ma che cosa vuol dire devi chiedere scusa a Brand Diaz? Vabbè, allora parliamo veramente un attimo di Manchester United. Se non mi piace, io cambierei terzino destro. Maguire Varane è una buona coppia difensiva. Ho capito che ormai c'è il meme di iterare Maguire. Ho capito che ormai c'è questo meme qui. Ma a me, sinceramente, Maguire non dispiace. Ok, posso dirlo? A me Maguire non dispiace. Vicino a Varane, sinceramente, secondo me può essere un difensore da Premier League, discreto, accettabile. Posto di Immobile non sarebbe titolare. Dai, alla Lazio, al posto di Immobile non sarebbe titolare Pierre-Emerick Aubameyang. Che vada a dare un contributo anche in difesa. Perché il Napoli, per antonomasia, con Spalletti gioca un calcio difensivo. Quindi ha senso un Ndombele trequartista. Ha senso il Napoli, squadra che per antonomasia gioca un calcio difensivo. Ha senso un Ndombele trequartista. E comunque dicevo, ragazzi, il Napoli, miglior mercato degli ultimi 10 anni, miglior mercato degli ultimi 10 anni. Ma stiamo parlando di una squadra che in una sola sessione di mercato ha preso Simeone. Attaccatevi forte di Simeone. Chi è? Olivera, Raspadori, Ndombele. Già lui non so chi è. Navaso, l'ho detto? E Kvaratskhelia. No. Cioè, ragazzi, Raspadori anche. Sette! Non uno, non due, non tre. Sette! Anche il mio era coglione. Ah, era per dirmi vaffanculo. Vabbè, ma svegliati. Ma poi noi italiani non possiamo parlare. Tutte le volte andiamo in Europa, prendiamo il ca. Ma è quella la cosa che mi fa ridere. Cioè, fate tanti fenomeni voi italianotti del ca. E poi appena uscite dall'Italia ne prendete 4. Ne prendete 6. Cioè, adesso la Roma ne prende 6 dal Bodoglimt. Aubameyang è un pezzo di merda. Perché? Cosa gli ha fatto? Cioè, quello mentre cercavano di capire come trovargli una soluzione, è andato a Barcellona. Senza il consenso di nessuno è andato a Barcellona. Ma è imbarazzante, certo, ragazzi. Mentre quelli erano lì a cervellarsi per trovare una soluzione,
Lui se fa la valigetta e vola a Barcellona per parlare con... per parlare con... Ma cosa ha fatto bene, ragazzi? Ma un po' di rispetto alla società che ti ha cresciuto. Ma sei stato 6 anni all'Arsenal come capitano. Però non si fa così. Quel raspadore a destra quanto fa schifo, Jürgen. Ma sono d'accordo che faccia schifo, ma con il 4-2-3-1 non puoi giocare. Gioca con... Ma ascoltami, Klopp. Ma non puoi tenere fuori Dombele. Ma come no? Dombele gioca dietro le punte. Ma come fa a giocare dietro le punte con raspadori? Perché? Perché dietro c'hai Anguissa e c'hai Iniesta. E raspadori che fa? Raspadori lo metti fuori dal cazzo, lo metti al posto di cartella. Sì, loro vanno a spendere 30 milioni per non giocare con Raspadori. Ancora con Son Dembélé dietro le punte. Allora, non ne fanno mezzo. Possono comprare Lewandowski, possono comprare Rafinha, possono comprare Neymar, possono comprare Lionel Messi. Non ne fanno mezzo. Perché dall'altra parte, a Roma, c'è questo signore qui che gli sta a fare le macumbe. Andrea Pirrera che gli sta a fare le macumbe. Altro che mamma di Lukaku. Altro che mamma di Lukaku. Ci sono io e sto a chi? A me fa troppo ridere che io debba essere considerato tifoso perché dico che il miglior centrocampista della squadra campione d'Italia sia più forte del secondo miglior centrocampista della seconda squadra. Per me d'Italia. No, per me è Milinkovic-Savic in realtà. Quindi io per me sta roba è folle. Io sono tifoso perché dico che il miglior centrocampista della miglior squadra d'Italia è più forte del secondo miglior centrocampista della seconda squadra in Italia. Quindi io sarei tifoso perché dico questa roba qui. Daud, chi è il tuo centrocampista più forte? Se fosse il centrocampista più forte dell'Inter, Barella. Comunque ho dovuto prendere Milan perché allora, io non voglio prendermi denunce, ma la situazione di Hong Kong Lee credo che sarà una delle pagine più storie finanziarie e legislativamente parlando, economicamente parlando, più nere della storia del calcio. Ma perché? Mamma mia, ragazzi. Perché? Quello che è successo tra Hong Kong Lee, Berlusconi e Elliot, vi giuro, una porcata. Dici? Io non ne voglio parlare perché non mi voglio prendere denunce. Ma ragazzi, una porcata. Ma veramente mi ha fatto schifo in quel periodo, eh. In quel periodo mi faceva schifo il calcio. Vedere il calcio, ragazzi, in quel periodo mi faceva vomitare. Perché pensare che una società sia riuscita a passare da Berlusconi a Hong Kong Lee in quel modo per poi tornare a Elliot tramite quel passaggio incredibile, perché uno che prende 800 milioni di società e ne investe 200 su milioni sul mercato non ha 200 milioni per finanziare un debito. Ragazzi, ma non è che qua siamo tutti scemi, eh. Cioè, non è che qua siamo tutti scemi, eh.